Oggi parliamo di vecchi camion, ma con una seconda vita, forse più impegnativa della prima. A volte ci capita di vedere in qualche officina o addirittura in qualche porto dei camion incastrati uno sopra l'altro. A volte magari vediamo delle motrici tre assi sopra altre motrici tre assi, dei trattori stradali sopra motrici tre assi dove sono state smontate le gomme. Ecco, loro stanno per partire per andare verso una nuova vita, probabilmente in qualche paese subsahariano dell'Africa, dove serve che i camion si riparino ancora con il fil di ferro e il martello. Quindi elettronica vietatissima. In che senso? Come potete immaginare, in molti paesi poveri africani, soprattutto quelli, come ripeto, subsahariani, quindi anche le nostre ex colonie, per dirla in termini nazionalistici, Etiopia, Eritrea, Somalia, troviamo moltissimi dei nostri vecchi camion Fiat, quelli della serie del 682, i piccoli 650, in quanto non possiedono tecnologie avanzate a livello di informatica, software. E i commercianti che vengono a cercare queste macchine ti dicono: io voglio una macchina che sia il più semplice possibile. Inutile che mi proponiate un camion dove mi serve il meccanico specializzato con il computer, una pala meccanica, un escavatore con tanta elettronica. Non siamo in grado di ripararle. Non sono arretrati o più incompetenti rispetto a noi. Semplicemente non utilizzano la nostra tecnologia e quindi con ben poco loro devono essere in grado di riparare le macchine. Sarà impossibile, non sarà impossibile, noi li abbiamo buttati via come rifiuti, ma tutt'oggi in questi paesi vediamo camion con 3, 4, 5 strati di colore ormai da centimetro, però loro stanno ancora utilizzando le nostre macchine, a volte magari senza qualche portiera, senza buona parte della carrozzeria, però le fanno funzionare e non si lamentano che non hanno il climatizzatore. Per qualcuno, per qualche giovane autista, questa cosa è assurda. Ebbene sì, in Africa non utilizzano il climatizzatore nel camion e riescono ad utilizzare camion senza cambio automatico, senza tutta la nostra tecnologia. Allora, io oggi vi metto questo mix fotografico di foto che ho trovato un po' qua e là. Spero a breve di riuscire a fare dei piccoli video che ho trovato in rete, però devo vedere se riesco a condividerli con voi, dove si vedono proprio queste macchine all'opera nei loro contesti africani. Poi, se il video vi piace, mettete like come al solito, magari un commentino sotto e vedo se riesco a farvene altri perché a spot in rete riesco a trovare varie foto e quindi probabilmente riuscirò a fare un ulteriore video. Grazie a tutti.